5 consigli per parlare in pubblico. Io ho una vita che parlo in pubblico davanti alle persone. Ho iniziato tantissimi anni fa quando stavo frequentando un corso per monitori di Croce Rossa, quindi per insegnanti, e la mia capomonitrice mi insegnava come parlare in pubblico, quindi in un'aula, per spiegare le norme di primo soccorso e tutti gli altri argomenti sanitari. Prima non lo sapevo fare, quindi mi sono resa conto che ci sono dei metodi che si possono imparare per tenere a bada la propria ansia e il terrore di fare brutta figura e parlare in pubblico efficacemente, in modo molto incisivo e anche divertendosi. Primo consiglio: farla semplice. Certe volte, quando dobbiamo parlare in pubblico per dimostrare che ne sappiamo tanto di quell'argomento lì, ci viene voglia di esagerare, di mettere troppi concetti, di rendere tutto molto complicato. In realtà ci dobbiamo ricordare che le persone, se ci hanno chiamato a parlare di quella cosa, è perché non ne sanno nulla. Quindi in realtà basta farla più semplice, partire proprio dalle basi e dal succo del discorso e semplificare tutto. In questo modo non solo diventiamo più efficaci anche per gli altri, ma ci impappiniamo meno, ci mettiamo meno a rischio. Secondo punto, imprescindibile, conoscere molto bene l'argomento. Per parlare fluentemente in pubblico, la prima e assoluta cosa che dobbiamo fare è conoscere il nostro discorso alla perfezione, ma non soltanto il nostro discorso e quindi ripetere all'infinito quello che vogliamo dire, ma anche conoscere molto bene il tema di cui dobbiamo parlare. Questo perché soltanto nel momento in cui conosciamo veramente bene questo tema, che non deve essere sconfinato, ma anche piccolo ma concreto, allora sappiamo anche rispondere a eventuali domande che le persone ci pongono e che, se non conoscessimo tutto questo argomento, potrebbero creare dell'imbarazzo. Altro punto importante: pensare al target delle persone che ci ascoltano. E questo rientra un po' nel punto precedente, cioè a volte ci costruiamo dei discorsoni in testa, poi arriviamo e di fronte abbiamo delle persone che hanno conoscenze molto basiche dell'argomento e quindi non ci capiscono nemmeno. Allora, è vero che noi conosciamo il nostro tema, ma il linguaggio e il target ogni volta saranno diversi, quindi prima di prepararvi una presentazione, delle slide, eccetera, assicuratevi sempre di capire bene chi sarà il vostro pubblico, qual è il suo livello di conoscenza dell'argomento e come potete giostrare queste informazioni in modo che siano fruibili veramente per le persone che vi ascoltano. Quarto punto, guardarsi da fuori. Per me parlare in pubblico è un po' come uno spettacolo teatrale pirandelliano, no? Cioè, come se io cercassi di guardarmi da fuori alla ricerca di tic, modi di dire, cadenze sbagliate della voce, modi di gesticolare che diventano fastidiosi o che distolgono l'attenzione dal messaggio o dal discorso. Quindi, una volta che conosco bene l'argomento e l'ho ripetuto all'infinito, poi cerco di guardarmi esternamente per capire anche come mi pongo, qual è la mia postura, la prossemica, il modo di occupare lo spazio, il modo di muovermi e di modulare la voce. Se non siete capaci o non siete ancora arrivati al punto di vedervi da fuori, registratevi e vi guardate molto semplicemente, fisicamente, con i vostri occhi. Quinto e ultimo punto, chiedere i feedback. Per me è molto importante, quando parlo in pubblico, fare domande alle persone per due motivi. Uno, per tenere viva l'attenzione e fare in modo che non si addormentino e quindi ogni tanto coinvolgerli in modo che si riattivi tutto il loro pensiero cosciente. E l'altro motivo è accertarmi che abbiano capito quello che sto dicendo. Quindi, chiedendo dei feedback, chiedendo di alzare le mani o facendo delle domande mirate sia ai singoli che alla platea stessa, cerco di capire se hanno capito. Perché soltanto se io mi renderò memorabile, questo discorso avrà avuto
il suo vero effetto.